di Napoli siamo i Grandi. Siamo tornati qui con un nuovo episodio di In Segreto. Grazie. Cazzo. Ragazzi, benvenuti qui per questo cazzo di episodio di In Segreto. L'ultima volta eravamo rimasti la gente che si punisce da sola, che si diceva: no, niente cellulare per una settimana. Ma no, dai, ti prego. No, ho detto di no. E neanche la pizza con gli amici, eh. Comunque, dopo quella lì, oggi siamo con gente che dice: io e mio padre non andiamo d'accordo. Mi ha comprato la PS4 e l'iPad che chiedevo da tanto e sono rimasta davvero delusa. Me li ha comprati solo per far sì che gli volessi più bene, ma ha fallito. Pa, mi sgridi e devi sempre averla vinta. Il mio amore non te lo guadagni esaudendo ogni mio desiderio. È tuo padre, è normale, testa di cazzo. Mazza quanto rosi. Cioè, nel senso, mi avessero regalato a me così facilmente le cose. Sì. La prima volta che l'ho fatto l'ho messo dentro e sono venuto subito. Ah, toccate fuga, proprio direttamente. Niente, manco, quindi manco, non è stata la prima volta in pratica. No, è stata tipo... è stata la mezza. Manco, il millisecondo. Una volta, mentre giocavo a Minecraft in un server, ho beccato una tizia e abbiamo fatto conoscenza. Il giorno dopo ci siamo incontrati ed abbiamo scopato. Adesso lasciavo la mia ex. Stupido io. Così non... adesso possiamo fare i minigames insieme. Infatti, stupido io che ancora cerco dei rimorchi in giro. No, adesso si rimorchia su Minecraft. Però sai cosa l'ha colpita? Come maneggiava l'altro. Oppure quella spadona di diamante che c'aveva. Sì. La tua spada di diamante mi è piaciuta fin dal primo momento. Il tuo piccone. Ah, picconami tutto. Piccone, sì. Sto uscendo con una ragazza, ma l'altra sera ho conosciuto sua cugina e siamo... e stiamo massaggiando segretamente. Ah, massaggiando. Infatti, perché questi massaggiano segretamente? Stiamo massaggiando segretamente. Abbiamo una voglia di scoprire che metà basta. Anche lei è fidanzata. Il proibito è eccitata da morire. Primo anno di università. Uscita geologica sul campo di un giorno. Tutto molto bello e interessante. Mi sono cagata addosso. Ma che cazzo fai? Vabbè, hanno trovato un nuovo reperto. Sì, sì, è un fossile. Fossile del merda. Fossile. Sono fidanzato da un anno con una ragazza bellissima. A lei ho sempre detto che ho fatto sesso con altre ragazze prima di lei. Ma il segreto è che lei è stata la mia prima volta. Ho timore di dirlo per paura che non si fidi più di me. Secondo me, se glielo dici, è più contenta. Era, adesso no. Perché? Perché l'ha presa per culo. Poi c'ha ragione, cioè mi ha detto: ah, cazzata per quant'anni? No, lo sai, per me devi dire. Prima di te non ho avuto nessuna. Mentre me ne sono fatte 10. Secondo me è migliore. Però te sei stata la prima, eh. Sì, sì. No, devi essere onore. La prima volta che ho scopato. Oh, magari tutte le prime volte oggi. La prima volta, ricordo, in un fine settimana. La prima volta che ho scopato non sentivo più niente. Ero paralizzata, non mi sentivo più dal dolore. È stato doloroso quanto ficcarsi un ferro infogato. Infogato, dentro, sì. Perché stava dentro una cioè, foga. Cioè, infogato. Oh, infogato. Allora, era paralizzata, non sentiva più dal dolore. E quindi, cosa ci vuole? Una fiesta. Appena finisco di fare il sesso. Ancora? Con la mia amante. Oh, meno male che trauma. Non ti devo dire. Beh, allora, con la mia amante corro a casa per il secondo round con mia moglie. No, grande. Applausi. Una volta mi sono prostituita a due carabinieri per non farmi fare una multa. Il segreto è che cerco altri posti di blocco ogni giorno. Ah, quindi ti piace? Ti piace il cazzo? Ti piace essere multata per eccesso di rosso nero? Di sessaggine. Che cazzo stai a dire? Mi scopavo il padre del mio ex ragazzo. Basta. All'epoca aveva 43 anni. Un uomo affascinante. Il giorno che il mio ex mi lasciò gli raccontai tutto, ma lui ridacchiava pensando che scherzassi. Che idiota. Sono etero e sfidanzato, ma la tradisco con un mio amico. Grande. Come fai a diso etero ma la tradisco con un mio amico? Cioè nel senso, perché se l'amico gli piace. Sono drogato dalla Resol. Avete presente quel macchinetto cui scopo sarebbe quello di farti passare il raffreddore e di sturarti. Aerosol. E disturarti il naso. Sì, vabbè, lo sappiamo cos'è un cazzo di aerosol. Ecco, il suono o il frastuono che mette mi rilassa e sto ora attaccato. Mettici il cracker, sì, funziona. Mia madre ha prenotato la visita alla ginecologa per un controllo nonostante fossi single. Il problema, non sono vergine, non so come dirlo a mia madre, dato che il mio primo ragazzo l'ho avuto a 15 anni. Beh, di certo non è che è la prima cosa che ti dice il ginecologo, sua figlia non è vergine. Sì, infatti lei è la ginecologa che esce e fa: ma lo sapevi che tua figlia non è vergine? Cioè, però senso... magari se ne esce con pratiche del sesso, vero? E tu la sei sessualmente attiva? Poi uno gli dice no. No. Ah, ok. Basta. Ho finito. Mio fratello è un bravo ragazzo, anche se a volte che ti ridi? Come l'hai cantato? Mio fratello è un bravo ragazzo, anche se a volte lo guardo con occhi diversi da quando so che usa il mio tablet per vedere video porno. A ricreazione stavamo parlando tra amici e ignorando che lì vicino ci fosse un prete, lo conoscevo anche. Mi scappò una sonora bestemmia, in quel momento suonò la campanella e mi diressi verso la classe sotto lo sguardo incazzato del prete. Non riuscii a guardarlo in faccia per giorni. Una volta ero con le mie amiche, ho riso talmente tanto che mi sono pisciato addosso, ma alle mie amiche ho detto che mi era arrivato il ciclo. Oh, bravo. È stata veloce nel pensare a che risposta dare. Complimenti, 10 per l'interpretazione.
preparazione e la, io la, il sapere improvvisare. Vorrei ricordare il maestro dell'improvvisata, che è quello del che, vino. Quello del vino, cioè quello del vino è stato qualcosa di fantastico. Ho un pastore che dice l'Ave Maria, no, è tedesco, cioè quindi fa Ave Maria. Ave Maria. Ho un pastore tedesco di 2 anni. Ogni volta che mi chiudo con la mia ragazza in camera, la serratura è rotta. Lui si piazza di fronte alla porta e non fa entrare nessuno. Il cane è il migliore amico dell'uomo. E il migliore amico dell'uomo, c'è stato davanti alla porta, c'è il cane. No, ma mo va di moda mettere la E non accentata, no? Ah, sì, infatti. Oppure metti la E accentata quando non devi metterla. Cioè, una cosa che non so, giuro, questa cosa mi manda in bestia. Comunque, ragazzi, questo è l'ultimo segreto di oggi. Lui ride, non si sa perché, perché ovviamente anche lui si fa inculare dai dentisti. Perciò, niente, se questo video vi è piaciuto, lasciamoci qui a like per il prossimo episodio di Il Segreto. Noi ci becchiamo al prossimo video. E bella.